Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Eccoci qui Gianni, i nostri amici più attenti avranno sicuramente notato che nello scorso episodio avevamo degli zaini super speciali. Esatto! E oggi finalmente possiamo mostrarli nella loro bellezza. E Giada, parto subito con il mio. Vediamo. Guarda il mio zaino, quanto è grande. Intanto, guarda quanto è grande. E poi questo... sono tantissime cose. Esatto, ma questo non è solo uno zaino per andare a scuola, lo posso usare ovunque. Io per esempio lo utilizzo quando vengo qui a registrare le puntate del Gormiti Show. E infatti, Giada, sto proprio per prendere la mia merendina. No, Gianni, non è l'ora della merenda adesso. Come no? Eh no, spiegami un po' come questo zaino. La mangio dopo. E guarda, allora, innanzitutto è uno zaino a trolley, anche a trolley. Quindi, guarda. No, ma così non pesa. Esatto, così non pesa e lo puoi portare in giro comodamente. Ma ti dirò di più. Che cosa? È uno zaino magico. Eh sì, questo zaino già da... Come magico? Sì, questo zaino sa fare le scale. Ma mi stai prendendo in giro, no. Non può fare le scale uno zaino. Adesso te lo spiego. Allora, intanto è uno zaino gormitico e può fare qualsiasi cosa. Guarda un po', vedi che ha tre ruote? Sì, girano. È diverso dagli zaini normali. Ok, praticamente cosa succede? Che tu facendo le scale, queste ruote girano e di conseguenza aiuta lo zaino a salire le scale. Ok, quindi scende la ruota e sale lo scalino. Per cui non sapere le scale, ma è bellissimo! Io sono super contento di aver scelto questo zaino. Io invece, Gianni, guarda, ho scelto questo qui. Bello. È un pochino più piccolino perché a me piace viaggiare leggera. Però ci sta davvero tutto quanto dentro, anche se voglio andare al mare, se voglio venire qui. È vero. Ci sta proprio tutto. È vero, è vero. E la cosa che mi piace di più di tutte, sì. Guarda un po'. Oh, si illumina! Oh. Hai visto che bello? È la luce di Electrion, è verde. Sì. Anch'io la voglio. Ma Gianni, ce l'hai anche tu? Ma la mia è uguale. Vedi che c'è scritto premi qui, devi schiacciare il simbolo. È diamante. È vero, c'è scritto premi qui, allora accendo. Visto? Wow! Che il tuo si illumina. Ma è uno zaino super gormitico! Sono davvero bellissimi. E guarda un po' anche cos'altro ho scelto. Questo qua. Per i più piccini. Sì, se magari hai meno cose o per i bambini più piccolini. C'è anche lo zaino. Lo posso regalare al mio nipotino? È un regalo perfetto, guarda che bello. Ok, bellissimo. E allora Giada, sai cosa faccio con il mio zaino super gigante? Che cosa fai? Me lo porto al mare perché è estate. Perché io no. Ho messo anche il costume. Già visto che ci sta tutto quanto dentro, quindi farò delle vacanze super gormitiche. Va bene, allora faremo le vacanze super gormitiche. Oh Giada, finalmente il Panini Magazine! Sì, è uscito il numero 11! Che bello, io sono già curioso di leggermelo tutto. Ricordiamo ai nostri amici cosa possono trovare ci all'interno. Ci sono tantissimi fumetti inediti. Esatto. Dei poster, dei disegni da colorare. Esatto, tantissimi giochi. Un sacco di cose, ma in questo numero troverete in regalo uno di questi gormiti, ve li leggo. Ascoltate. Vulcan, Tifon, Achilos e Lord Titano. Uno di questi. Mi raccomando, andate in edicola. E prendetelo anche voi. Eh sì, perché ricordiamo che anche c'è la nostra parte del Gormiti Show dove sì, c'è la parliamo di magia. C'è la puntata magica. Ma Giada, ma a proposito di gormiti e di storie gormitiche, che ne pensi di mettere in scena una storia di un bimbo? Sì, c'è arrivata proprio una bellissima storia. Sei pronto a raccontarla? Lo facevamo qualche episodio fa. Sì? Sei pronto? Sì. Wow Giada, la mascherina! Sì. Che bella! Giochiamo che... con le dovute precauzioni, mi sembra, perché siamo più vicini. Mi adesso. Sembra giusto, mi sembra giusto. Giochiamo con le mascherine. Allora, mettiamo in scena questa storia gormitica di Antonio di 7 anni di Latina. Sì, giusto? Esatto. Ok. Mettiamola in scena come se fosse un film. Esatto, ve la raccontiamo come se fosse un film, mi piace questa cosa. Siamo iniziamo? Pronti? Sì. Allora, iniziamo a dire che Lord Helios e Triton si devono allenare. Si stanno allenando. Vai. Triton, sei pronto? Io adesso fammi volare una saetta di Vado, ghiaccio. Sì, sì. E io la faccio volare. Grandissimo! Ancora. Guarda questa. Guarda. Vai. Sei fortissimo, davvero. Bravo, adesso combattiamo un po' tra noi due. Io ti faccio un colpo così. No, io te lo schivo perché sono più veloce. Anch'io, aspetta, guarda, prova a lanciarne uno. Ti lancio una saetta di vento. È fermo. Troppo potente. Senti, Triton, adesso Dimmi. Sono un pochino stanco, vado a bere un goccio d'acqua. Va bene, io continuo ad allenarmi. Ok, arrivo, eh. Vai. Ciao. Allora, aspetta, facciamo una saetta così. Sì, posso riprovare. Allora, 1, 2 e... Lo vedo da solo, quel gormita. Oh, che stanchezza.
Ma Voidus! No, mi spiace, io sono Omega Lord Voidus. Prendi questo! Prendi anche sono quest'altro! Oh, sono stanco dopo prendi l'allenamento! Prendi questo! Onda oscura! Non ce la posso fare! Cosa sta succedendo qua? Vieni, mi devi aiutare! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi ha attaccato! Oh. Io sono stanco dall'allenamento, ma, però! Ma siete in due, non è valido! Questo vengo è un gioco ad aiutarlo io! Questo è un gioco di squadra! Adesso ti colpisco! No! Prendete quel... Oddio, vai, forza, insieme! Non riesco più a usare la mia ascia! Mi sto distruggendo! Ce l'abbiamo fatta! A sconfiggerlo insieme! Bene! Wow, Giada! È stato un lavorone! Mamma mia, ho sudato io per loro! Però vedi, ce l'hanno fatta! Bravi, l'hanno fatta. Facciamo un applauso! Bravi, bravi, bravi! Bravo! È stata davvero una bellissima storia! È vero! Dopo ne facciamo un'altra? Sì, dai! Dai! Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Ci è arrivato un disegno. Eh sì, è bellissimo. Il disegno fatto da Filippo e Gabriele. Ci hanno scritto una bellissima dedica. E c'è il Lord Titano, non so se ho hai visto. Ho visto, infatti volevo dirlo dopo. Cara Giada e Johnny, siamo Filippo e Gabriele e ci piacciono tantissimo i gormiti Mecha. Siccome siamo stati bravi, a breve ci arriverà il bracciale Mecha. Voi siete molto simpatici e siamo dei vostri fans. Grazie mille per seguirci. Grazie. E soprattutto per aver disegnato il mio amato Lord Titano. Ecco, vi lancio una sfida. Per la prossima volta, anzi, un compito. Per la prossima volta disegnate anche Lord Carrion, così facciamo compagnia a Lord Titano. Sì, una bella idea. E okay. Poi ci è arrivato anche un video, Johnny. Ci è arrivato un video da Edoardo. È vero. Vuoi vederlo? Sì. Ciao belli tutti ragazzi. Oggi facciamo un video dove presenterò le mie carte dei gormiti e i personaggi dei gormiti. Ok. Passiamo ai personaggi. Primo, Ultra Karak da 8 cm. Ok, direi che questo video può finire così. Ciao! Un video per ringraziarvi della compagnia che mi avete fatto durante questi mesi in cui non ho potuto vedere i miei amici. Un bacio a Johnny e Giada. Grazie mille per averci mandato questo video stupendo. Grazie. Noi vi abbiamo fatto vedere alcuni secondi perché era davvero lungo, eh sì, però noi abbiamo visto tutto. Noi ci siamo visti tutto e grazie davvero, sei stato molto 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 carino. Grazie. Bene, e continuate a mandarci disegni a gormitishow.gormiti.com perché noi li mostriamo tutti quanti. Li mostriamo e ci piacciono tantissimo, eh. E Giada è arrivata alla fine dell'episodio. Sì, cosa devono fare i nostri amici? Seguirci su? Sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. E iscrivetevi al canale perché con noi le sorprese non finiscono mai. E mettete tantissimi like. Esatto. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.